Salve Traveleri, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Siamo su The Witcher 3 Wild Hunt. Come sempre sono l'Arax di Cormaris. E nello scorso episodio ci eravamo lasciati con il nostro arrivo nell'intera isola. Avevamo scoperto praticamente essere stata abbandonata a causa di questo gigante. Stiamo inseguendo la spedizione di Udni Visehik. E avevamo salvato dal pentolone il nostro amico Folan. E ora più che mai vediamo di proseguire inseguendo la barca che hanno fatto strisciare, che a quanto abbiamo capito contiene i feriti. Quindi siamo arrivati a un base per la beh, un capanno da pesca, suppongo, qualcosa di simile. Ok. Prima di tutto diamo un'occhiata qua. Alla barca. Che no, non ci dà occhiata. Ci dice semplicemente che la barca è stata usata qua. Anche se avevo visto un'esamina. Ah, ecco, vedi. Probably planned to repair it. Chiaramente una riparazione con i controcazzi, eh. Yolmar's man bled to death while trying to escape. Wonder what happened to his cohorts. Bella domanda. Qui abbiamo dei passi, a quanto pare. O perlomeno non so, non ho ben capito se si interrompono qui. Folan, no. Folan, porco culo. Un Bright, capito? Cioè, non è che va a affrontare un qualcosa di tranquillo. Un porco Giuda di Bright. Hai altre idee brillanti, Folan? Poi non conteneva nemmeno un cazzo questa zona. Fuori dai coglioni. Ok, allora, attraversa il lago. Bene. Bene, mica tanto bene, ben inteso. Qui c'è qualcos'altro di rosso, non capisco se è un'impronta, un indizio. Non è che si capisce alla grande, a essere onesti. Quindi attraversiamo la zona. Il lago l'abbiamo attraversato. Il nostro amico è dietro di noi. Leggiamo sempre per capire magari qualche indizio di più. Uskar. La gente di qui era famosa per l'incredibile passione per le aringhe sottaceti. Che grande informazione, eh? Ma che mai, che cazzo me ne può fregare? La mangiavano a colazione, pranzo e cena, e ne facevano persino marmellate composte. Ok, pranzo, cena e colazione. Un alito pesante, ma va bene, ma marmellate composte, Segni di battaglia. No, questo è stato proprio un gigante. Cioè, questo è stato preso dai piedi e distrutto sul palo, letteralmente. Sento un respiro pesante. They ran toward the caves. Oh, bene. Giant chased them. Era ben chiaro questo. Ok. Sento un grugnito, non so di che tipo. Someone tripped and fell. But managed to get away. Definitely came through here. Ok. Diamoci sempre ben allerta perché gli indizi sono ben. Blood. Lots of it. Sono parecchio confusi. Ok, da questa zona. Quindi ricordiamoci anche che in tal caso potremmo e dovremmo usare il corno. Aspettate un attimo, signori. Facciamo così che facciamo prima, ecco. Pardon, dicevo, in questa zona. Giant tried to get inside. Looks like he gave up. Beh, ben chiaro, come cazzo ci ha fatto, come cazzo farebbe un gigante entrare in questa caverna così stretta? Ci ha rinunciato, però, guarda che i pezzi sono ben. Cioè, gli artigli sono entrati tanto, magari ci ha infilato giusto un braccio. Fatto che sento dei rumori non mi rende felice. Molto probabilmente stiamo parlando di. It's deep enough. Shouldn't hit bottom. Quindi. Secondo me un saltino lo possiamo provare a fare. Wow! Sembra profondo il lago per l'appunto. Proviamo a usare il suono. Aia. Non ho
capito cosa fa questo corno. Magari funziona solo sulle sirene. Follan è ancora... Ah, Follan è caduto giù. Ma credo si sia teletrasportato direttamente. Perché sì, se vi allontanate troppo lui si teletrasporta. Dubito fortemente che abbia avuto le palle di fare una roba simile. Qui mi dice ancora attraverso il lago, ma in realtà è sbagliata come roba. Ok. Posso dire che per ora come missione mi sta particolarmente interessando. Poteva essere più smorta, lenta. Invece ci sta bene anche questa parte, diciamo, di semi-platform dove ci dobbiamo, insomma, buttare a pesce morto. E non era propriamente intuitivissima, eh. Ed è molto... la reputo molto interessante. Anche se, per amor del cielo, non so nemmeno ora più dov'è la via corretta. Il fatto che ci sono dei cadaveri mi aiuta. Il fatto che però hanno tutti delle bambole di magia nera un po' mi inquieta. Anche se c'è da dire che sangue era lì. La caverna è chiusa, quindi anche qui vaffanculo. Ok, forse abbiamo sbagliato. Forse non dovevamo proprio buttarci a pesce morto, eh? E nel mentre che fissiamo il nostro amico incapace di affrontare un lago, ma tanto si teletrasporterà dietro di noi, effettivamente sì, noi siamo andati dritti per di là, in realtà noi dobbiamo andare al contrario, quindi in questa zona. Ok, dicevo, quindi di combattere hanno combattuto, però è comico che in tutto questo praticamente la spedizione in realtà, cioè Hansel e Gretel lasciavano le briciole, noi per intracciare la spedizione stiamo seguendo la scia enorme assoluta di cadaveri, letteralmente l'intera spedizione è morta, già tanto se arriveremo lì e troveremo il nostro amichetto insanguinato. Sliced her up. Two men, looks like. Rest of the crew went on. Wonder how many were left. Effettivamente è quello che poc'anzi mi stavo domandando anch'io. Hjalmar lost a lot of men here. Arvid and Tordarok. He was dead set on coming with us. Ok. Non capisco perché lì c'era un barile esplosivo, quello lì che abbiamo visto. Geralt, non fare lo schizzinoso, muoviamoci. Anche triste, credo molto per lui, perché per noi sono effettivamente solo uomini, ma effettivamente se ci pensiamo più a fondo... il nostro amichetto li conosceva tutti. È un'accesa la torcia. Che non fa mai male. Ok. Oh no, 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 no. Ma dove cazzo vi siete andati a infilare? Tunnel caved in. Ah sì, vabbè, gli allontanano momentaneamente, però insomma. Lascia molto il tempo che trova. Ok. Addio a te. Ok. Addio pure a te. Un'altra una. E addio pure a te. Forlan, sei... porca puttana, sei veramente inutile. Non ne sei riuscita nemmeno a prendere uno. L'unica che presa era già morta per terra. Grazie. Veramente grazie. Perché giravano intorno a questo albero? Se è una specie di nido, una cosa sacra. Non mi capacito dell'utilità o della sacralità di questo albero. Del perché loro volteggiavano intorno a questo. Un minimo di storia l'avrei apprezzato. Ok, quindi la caverna è crollata e noi dobbiamo trovare una maniera molto simpatica per arrampicarmi. Vieni via Forlan, vieni via. Ok. No, non si vede nulla. Ah no, pensavo fosse un passaggio segreto. Invece non c'entra un cazzo. Forse ci serviva solo per passare di qui e prendere questo oggetto totalmente e assolutamente inutile. Quindi, facendo finta assolutamente di niente, direi di proseguire anche
una certa leggiadria per il semplice motivo che... Infatti mi sembra un po' esagerato. Però a parte quello, direi che abbiamo ancora un bel po' di robe da completare. La missione sembra tutt'altro che finita. A quanto pare alla fine hanno seguito l'idea del matto lì e hanno preso le gallerie. Idea veramente di merda. Perché ora esplodono. Appunto. E alla fine avevano ragione. Si sono andati a buttare in un coso. Come si chiama? In un nido di mostri. Andiamo da questa via che appunto è chiusa. E oh, un po' di loot non ci fa mai male. Spero che non inizi a combattere contro qualsiasi cosa, amico Forlan. Hai iniziato a combattere, vero Forlan? Grazie a Dio che hai una mira di merda. Ok. Tacchete. Forlan. Perché sei comparso da questa parte? Cioè, un po' a cazzi tuoi? Ok. Così, lui prende altre gallerie. Sono ancora fortunato del fatto che lui sia a piena vita. Splitter in two. Beh, c'è da dire che comunque di combattere non si dica che non sappiano combattere. Oggettivamente non credo siano i soliti fannulloni da 4 soldi. Credo più pragmaticamente che semplicemente hanno avuto pane per i loro denti. Forgia del clan. Ah, quindi alla fine la forgia l'abbiamo trovata. Solo che salvo perché questi rumori gutturali, come sempre, non sono mica invitanti, Ma è come se tipo il gigante ci stesse seguendo. Questa strana impressione. Allo? C'è nessuno? Ovviamente forse non dovevo dare fuoco. Ma potevo semplicemente... No. Allora, non si può. Io mi chiedo ancora che cazzo è quella torre là sopra. Ah, vi siete incappati qui dentro allora. Ma benvenuti. Perché sono appesi i ganci? Qui non c'è stato un combattimento, c'è stata una mattanza. Near 20 of them. But no Hjalmar. Quella cosa che cos'è? Non è quella che stava prima, vero? È vero che mi dà igni? Perché non sembrava umana, ma nemmeno lontanamente. Quindi mi viene ben da pensare che siano necrofagi. Ed è la peggior specie. Aia. No, decisamente not good. Ok. 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 Meno male è andata. Abbiamo fatto un po' una cazzata perché in realtà volevo colpire il primo così rimanevano intrappolati nella camera e sarebbero esplosi a vicenda. Comunque sì, questo è proprio un nido, sono sbucati di sera. Questa è una bella frase, posso dire che la userò, è molto figa. Mostrami la dispensa e ti dirò chi è il topo. Molto interessante come parola. Almeno posso, andate in giro a dire. Perché sapete, è sempre figo quando potete usare tipo questi detti che non sono effettivamente stranissimi. Hanno un loro senso, ok? Però quasi nessuno userebbe. Quindi vi permette in un certo senso di avere... Ah, che bello. Di avere tipo, sembrate agli occhi, gente di, agli occhi degli altri, gente di mondo, no? Perché che cazzo dice questa roba? È particolare, perlomeno magari è una mia semplice sega mentale, sembrate magari imbarazzanti. Non prendete mai consigli da me su come comportarvi, nonostante magari io alle volte provo a propinarvi in maniera inconsapevole, fidate, non fatelo. Ok, ma le altre tracce sembrano un pochino più pesanti. Lots of old tracks. Giant must have come through here often. Ah, ok.
Beh, giustamente loro l'hanno seguito, beh, chiaramente. Ma poi questa spedizione, ma quanti erano? In 50? Porca puttana, in 50 non sono riusciti a buttare giù un cazzo di gigante. Nonostante si erano in un certo senso anche preparati per questa impresa. Orco Giuda, guarda qua. No. Le tracce del gigante sono vecchie, però ci sono. Direi che provo a fare un salvataggio, non che voglia affrontare ora il gigante. Però sono curioso di vedere il perché andava da questa parte il gigante. Oh. Ma che faceva? Si arrampicava tranquillamente? Puoi esaminare? Need to find another way. Questo è abbastanza palese che devo trovare un'altra via. Però sono curioso di vedere il dove andava. Oppure dobbiamo seguire le tracce. Sarebbe tanto da vedere dove andava effettivamente. Ma mi sa tanto che dobbiamo seguire le tracce. Non vorrei in nessun modo magari perdere altri uomini. Perché alla fine se non seguivamo le vecchie tracce, in quel caso perdavamo Floran. Polan, come cazzo si chiama lui, insomma. Quindi atteniamoci un attimo al percorso. Ok. Anche perché tra l'altro divertente ci dice ancora attraversa il lago. Magnifico. Ok. Ah, sono gabbiani questi. Per un certo punto pensavo fossero sirene. Dicevo, no, sirene di nuovo no. Ok. È parallelo a quello del gigante. Quindi hanno rischiato molto in questo caso, eh. Però sembra drasticamente un altro cadavere quello lì, vero? È un altro cadavere? O li ha seguiti il gigante di soppiatto. O non capisco cosa stava succedendo. Ma qui mi dovrebbe... Ti prego, esaminami gli obiettivi. Manco a pagarli. Va bene, va bene, va bene. Gigante, vabbè, giustamente sfrutta la sua altezza per fare di quello che vuole praticamente dei sentieri. Ok, ci stiamo percorrendo. Cioè, questa missione praticamente ci porta a ripercorrere... tutte le cose. Giant came down the mountain, barged into the village, then kicked the gate down from the inside. Ok. Ah, le porta per terra, utile. Ok. Fantastico. E tu saresti? Dai armamenti credo che sei quello che stiamo cercando, anche perché somigli molto a tuo padre. E in più tutto questo oro. Fallen. I was sure you died. Where have you been? Ceres has gone to Speakerog alone. Couldn't wait. No. Had to sneak off as if you were afraid of someone had steal the giant out from under you. Ceres. She staked a claim to the throne then. And you'd have rather gone with her. È il momento. I'd like to have the choice. Wait. Still need to thank you, Geralt of Rivia. I'll never forget you came to my aid. E non solo. Dov'è il resto della tua ciurma? Tasto dolente. Where's the rest of your crew? Good question. Fought our way through a swarm of sirens to get here. Only a handful of us left after the battle on the lake. Good thing you showed up when you did. Because Leif's wounds need tending. Those bitches tore him up good. È morto. But I suppose if it had all gone smoothly, it would have made for a dreadfully short ballad about our heroic adventure. Seems more doomed than heroic to me. Beh, no, effettivamente. That's just the gods looking to see what metal we're made of. They'll soon get their answer. Ci conosciamo comunque. You know me. Our bards sing ballads about you. My father told me of your adventures when I was a lad. I remember it well. You needn't be a witcher to be a hero. Cold water and a salty breeze. Those are the Skellige lad's potions. So that ballad about the witcher and the sorceress? That's you? Yeah. Guarda come lo dice proprio fastidiato. Tuo padre mi ha mandato a cercarti. Your father sent me to find you. I have a giant to defeat. Head home soon as I've done that. Gotta help Leif first. Ma Leif è morto! Scared. What? Nah, he's just unconscious. Lost a bit of blood. He's dead. Trust me.
Magari ora si rende conto. Sword on the bones of his ancestors. Coming with me? Stupid question. Join us, Geralt. Posso avere possibilità di scelta e rifiutarmi? Bled to death. Was to be his last voyage. Poco ma sicuro il suo ultimo viaggio. Skeleton's been picked clean, but there's something next to it. Una mappa misteriosa. Si capisce un cazzo della mappa. Rovine, tesori nascosti, roba così. Mi sembra molto chiaro. Ah, non l'ha presa minimamente bene. Ragazzi, voi mi aiutate o siete solo di rappresentanza, eh? Tra l'altro proviamo a parlare con lui. Know the Isle well. Hurry now. I've never been here before. Guess you could say I've never been fond of Clan Tortorok. In fact, no one in Arch Skellig's especially fond of them. La tua gente ha aiutato gli abitanti di Undic dopo l'attacco del gigante. You claim Ard Skelligers don't like the people of Unvik, yet you helped them after the giant attacked. When you save a drowning man in a storm, do you ask what clan he's from first? Point Beh, taken, effettivamente ha ragione. But your people gave them shelter, and now you've come to kill the giant. Of course we've come. Winning back Unvik's the best way to get those folk off Ard Skellig. Ok, razzista e allo stesso tempo altruista. C'è qualche altro clan? Any clan out there Ard Skelligers are friendly with? Well, certainly wouldn't be those Brockvar cowards. They'll say it ain't so. But 100 years back there, Jarl walked them off the battlefield just because the enemy showed in greater numbers. Okay. And Barrow folk are cheats and thieves. Everyone knows it. The Twirsec of An Skellig always been too big for their britches. Gli An Skellig non vanno d'accordo con un cazzo di nessuno. They're all right. Ma non erano vostri nemici. They were your greatest enemies. Appunto. They are. But we just can't respect the other clans. Ah, bene, cioè gli unici che rispetti sono i tuoi nemici. Fantastico, avete Let's veramente una diplomazia di merda, fatevelo dire. Allora, vediamo prima di tutto dove cazzo è questa mappetta. È qui. Mentre l'altra, cioè la... dov'è? Qui invece ci porta totalmente dall'altra parte. Vabbè, per ora seguiamo l'amico Fritz, che sta proprio di cattiveria entrando nella tana, anche se posso dire con tranquillità che non... Plowing enormous horse on he is. Wonderful. Sì. No, non è magnifico per un par di coglioni, fidatevi, è proprio un'ideona di merda, eh. Mi aspettate là, vero? Vero? Vorrei andare un attimo a dare un'occhiata qui, visto che ci siamo, a sto punto facciamo tutta... tutto un giro, come si suol dire, no? Senza che poi devo uscire, tornare indietro. I'll wait at the cave entrance. I'll make sure that madman don't run at the giant all alone. No, no, no. Vabbè, aspettate all'ingresso della caverna, ad ogni modo. L'importante è che non vi ammazzate tra di voi. Quindi, caccia al tesoro, no, no. Sì, no, è caccia al tesoro. Ok. Quindi seguiamo la strada giusto per dare un'occhiata in maniera più completa, nella maniera più completa e veloce possibile. Ah, giusto delle cosette da 4 soldi, insomma. Vabbè, tutto sommato è fattibile, nulla di che. Ora che abbiamo il corno abbiamo capito che atterra le sirene, a quanto abbiamo capito. Fa tanta roba. Fa veramente tanta 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 roba. Ok, anche se dobbiamo muoverci per colpirla. Perfetto. Beh, ha funzionato. Quel poco, ma ha funzionato. Ok, qui nulla, quindi è qui dentro. Oh, perché me lo devi mettere proprio sopra la torre? Giusto per salire sopra e dire guarda che bel lavoro che abbiamo fatto. No, questo è proprio un nido, altro che. Pare un nido.
Ah, disbloccarlo l'abbiamo sbloccato. Inutilità, grazie. Ma va, va. Ah, siamo pure... Ma va, porca troia. Lascio sto skip. No, 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 no. Ok. Ok. E possiamo correre indietro fondamentalmente. Ok, siamo all'entrata. Era veramente una strada poco laggiù, poco sotto il villaggio. E la tana è chiusa. C'è una piccola feritoia. Geralt, piccola. Help me smash that. We're sure to reach the giant's cave this way. Ma sei scemo? Ah, c'è veramente loro, cioè dice, giustamente mi sto per fare una battaglia, perché non mi fiacco come una bestia? Perché non mi fiacco come una bestia a spostare tutti i massi, mi sembra giusto. Vabbè, diciamo che era poca roba, però non è mai saggio prima di un combattimento fiaccarsi in maniera così stupida fondamentalmente. Ok, dobbiamo andare per forza da questa parte. Getting colder. Gotta be close. Quella è letteralmente un'arena. Ma in tutto questo abbiamo dei consigli su come steccare i giganti? Manco per il cazzo, perché questo mica è un normale contratto da 4 soldi. Questo è lo scontro degli scontri. Allo? Careful now. One odd step and you can wake him. Credo sia già sveglio. Wait. Know what they call Viggy? The loon. For good reason too. Best he stay in there till we finish with the giant. What? You out of your bloody mind, Uncreat? I thought he was your comrade. He is. Which is how I know what he's like to do. No, dai, liberiamolo, mi dispiace. Let's free him. Giant's pretty big, looks pretty mean. We could use an extra blade. Even one swung by a madman? I heard that on crit. Let me out right now. Wait here. I'll look for the key. Beh, sì, è saggio liberarlo. Può essere pazzo, ma tutto sommato vi ha portato fin qui. Ah, evita la neve. Bene. Non cambia un cazzo, bene. Facciamo un bel salvataggio, onde evitare di fare figure di me. Ma siamo ritardati, cioè... Porco Giuda! Una cosa dovevamo evitare, una! E l'abbiamo fatta. Ok. Ricaricato, quindi evitiamo la neve. Dovrebbe essere per forza quel robo lì. Prendiamo la via più breve. Fallon pensavo fosse, se la fosse data un minimo a gambe. Invece dai, oggettivamente si è messo in una più che ottima posizione. Hey, let me out, quick! Shut your trap. I sat in a bloody troll cauldron with nary a murmur. Beh, ti dirò. Senza fiatare non proprio. Oh, libera sto stronzo. Ok, l'importante è che non inizi a urlare come una femminuccia. Thanks, brother. I remember that. Let's get out of here. Right. Just as soon as I kill him. Oddio, era meglio ucciderlo. Ti prego, schiaccialo. Se lo schiacci non mi dispiace. Veramente, non hai null'altro da temere. Ok. Grazie a Dio che gli facciamo anche degli ottimi critici. Aia. Un'ancora. La Madonna. Ora forse è un po' più cattivo. Ok.
Oplala. Staccate. Beh, effettivamente il gigante non era questo granché. Ora arriva pure la terza fase. No. No. Ma almeno dategli il colpo di grazia, non fatelo soffrire. Vabbè, chi ha fatto soffrire tipo un'intera popolazione, non so per quanti secoli, però. Veggie, you daft bastard. Ma che cazzo ridete? Avete perso 40 uomini e passa, brutti rincoglioniti. Ho fatto tutto io, porca troia, se la ridono pure. Where are the others? Indovina un po', rincoglionito. Thanks for your help, White Wolf. Geralt the Giant Slayer. I'll make sure that. No, ti prego, un'altra no, hai rotto il cazzo. Grazie, d'accordo. Sure sounds better than the Butcher of Blaviken. So be it. Let's get out of here. Voglio dare un'occhiata in giro prima. Wanna look around some more. In that case, I'll meet you on the beach, near the port. Ottimo, almeno questa l'abbiamo più che largamente conclusa. Spada d'argento perfetta. Che cazzo, ficcatela in culo. Essenza elementare, cervello di mostro. Pensavo mi desse qualcosa di più interessante. Nuova missione, gambetto di re. Cioè, ora non dirmi che devo decidere. Il gambetto di re è una mossa degli scacchi. È una trappola scacchistica. Quindi così, a occhio e croce, occhio e croce, senza avere. Perché prendi pure fuoco, Geralt? Senza avere una grandissima comprensione del caso. Ma vuoi vedere che ci chiederanno di scegliere il prossimo re delle Skellig? Non mi piace. Come idea, minimamente. Ma come sempre, dando un'occhiata ai commenti, abbiamo il nostro caro Stefano, che oggettivamente come missione tutto sommato è ben scritta. Un po' mi spiace del fatto che potevano farla un pochino meglio lo scontro finale. È anche vero che siamo venuti qui a un livello molto alto, però oggettivamente dovevano anche mettere un attimo in conto che le persone preferiscono finire prima una zona per poi spostarsi in un'altra. Però vabbè, tutto sommato, tutta la storia in generale mi è piaciuta, è stata molto interessante, anche se avrei preferito che il gigante magari qualche parola la spiccicasse, e sarebbe stato interessante capire cosa diceva e come ha fatto ad addestrare le sirene, il perché effettivamente ha mantenuto in vita il vecchio Jarl impazzito nella nave e tutto il resto. Per il gioco di indovinelli concordo con Stefano, vecchissima roba tirata sì da Tolkien e l'Hobbit, ma è ancora più antica, risulta esce addirittura dai miti norreni come roba, da Loki soprattutto. Quindi effettivamente il momento in un fantasy dove c'è la sfida indovinelli è un classicone assoluto. Invece, rispondendo a Dova Kingslayer, che in confronto per quanto riguarda lo scorso episodio, effettivamente è stato divertente che lui ha detto: no, i troll io li ho eliminati tutti perché andavo di fretta. Va bene, però che tristezza, proprio cattiveria. Dopo Kingslayer è cattivissimo, il Witcher più cattivo che abbia mai conosciuto. Ma innegabilmente, ora come ora, signori, sono costretto a rammentarvi che tempo è tiranno. E ci becchiamo nel prossimo episodio. Mm-hmm.